ha fatto il SAP Forum degli anni passati? Sulle mani. Ok, questa era facile. È una versione completamente reimmaginata questa. È reimmaginata nel palco, che quindi è un palco centrale che rappresenta un po' come SAP S4HANA, giusto? Cioè è l'app, il core centrale, intorno al quale abbiamo 9 teatri in cui parliamo di tutti i vari temi. E il tema centrale è questo reimmaginarsi. Siamo tutti reimmaginati oggi come oggi. Pensate, mi è venuto in mente questo, poi cominciamo a parlare di tutti i nostri temi. Se un po' di tempo fa andavo a un evento business e chiedevo quanti di voi usano BlackBerry? Tutti avrebbero alzato la mano. Quanti di voi usano BlackBerry oggi? È incredibile se ci pensate. È questo oggetto qua. Siamo completamente digitalizzati, tutti quanti, cellulare dappertutto, e questo ci obbliga inevitabilmente ad andare avanti, a reimmaginarci, eccetera, eccetera. Quanti di voi vanno a letto con il cellulare acceso? Sulle mani. Ok? Sulle mani. Quanti di voi la prima cosa che fanno la mattina è guardare il cellulare? Chi poi vi chiamerà la notte non l'ho mai capito, ma questo è un altro discorso. Facciamo un esperimento al volo. Mi tirate fuori il cellulare un secondo? Me lo fate vedere? Aiutatemi, aiutatemi. Ok, di qua. Ok. Al mio 3, passatelo alla persona al vostro fianco. L'avete sentito il terrore dentro? Soprattutto quelli con moglie, marito, fidanzati. No! Non te lo do. Piuttosto di dare il cellulare mi faccio rapinare io per strada, va bene? Però questo è un esempio. Siamo ormai totalmente digitalizzati come utenti. Poi quando andiamo in azienda, chissà perché mettiamo il cappello del business e pensiamo, ma questa digital transformation può aspettare? Ma sì, vediamo. E questo invece deve cambiare. E oggi ne parliamo di questo tema proprio della reimmaginazione. Un paio di notizie di servizio. Abbiamo l'app di SAP Forum che potete scaricare, così almeno potete vedere tutto il programma. C'è questo QR code per installarla. C'è anche un'app molto carina che si chiama FitSAP, che misura quanti passi facciamo durante la giornata. E poi c'è una dashboard che dice chi sono i principali camminatori di SAP Forum. E poi l'hashtag per condividere, hashtag SAP Forum, può essere, diciamo, il modo giusto per far sapere quello che sta succedendo. Va bene, allora, io direi di cominciare. L'ospite che voglio chiamare sul palco è la persona perfetta per aiutarci a interpretare sia questo nuovo evento, ma anche l'approccio nuovo di SAP, che non è solo questo evento fisico, ma ormai è anche la presenza prima dell'evento, dopo l'evento, online. Qualcuno ha visto i video che abbiamo fatto, che ho fatto prima dell'evento? Che tristezza, mi avete dato un colpo al cuore così. Ok, e quindi è un percorso ormai, non esiste più l'evento fisico a sé stante, ma abbiamo questa continua conversazione con le persone, i clienti, i partner. La persona che voglio portare, e vi chiedo veramente un grandissimo applauso per introdurla, Luisa Rienti. Ciao Luisa, benvenuta, ciao, eccoci Monti, qua. Come grazie. Stai? Molto bene. Allora, siamo di qua, ti tengo prima su questa parte di palco. Allora, partiamo da questo tema, la reimmaginazione, un SAP che si reinventa. Anzitutto voi vi siete reinventati e reimmaginati in questo periodo, non è solo a parole, ma voi stessi sulla vostra pelle l'avete provata questa reimmaginazione. Due parole sì. E ti dico un po' la nostra storia, perché credo che sia emblematica delle storie di molte aziende che sono qui oggi rappresentate in modo ampio, anche e soprattutto nell'area della piccola e media azienda. Noi intorno al 2010, diciamo in realtà era un po' prima, quindi come azienda andavamo benissimo, sì. Nonostante la crisi, voglio dire, avevamo dei numeri che erano comunque numeri eccezionali. Il nostro management ha... Allora si cominciava a parlare di big data, di cosa fare, di questa mole di informazioni e si cominciava a intravedere un futuro in cui veramente saremmo affogati nei dati, no? Ma quasi in senso fisico, in senso reale. E ci siamo posti una domanda, quindi, tipo, ma siamo attrezzati
per dare risposte ai nostri clienti su come affrontare questo futuro che diventava sempre più una realtà. Sì. Il limite, quindi noi abbiamo diciamo il nostro socio fondatore, no? Quindi che è un luminare, no? Dal punto di vista tecnico, che ha fondato una università a Potsdam, no? Quindi in Germania. E ha posto questo quesito agli studenti, quindi ai giovani, a quelli aperti, no? Ha detto, qual è il limite, se dovete fare un ranking al numero uno, qual è il limite tecnologico che ci potrebbe impedire, no, di raccogliere il frutto di questa enorme mole di dati da cui saremo sommersi a brevissimo? Il limite tecnologico è stato indicato come nelle strutture del database. Quindi database tradizionali, senza fare nomi, però database tradizionali, anche quelli su cui noi eravamo appoggiati, non erano in grado di gestire mole di dati con performance adeguate e soprattutto in real time. E da questo, voglio dire, è nata ANA, quindi il cuore della nostra piattaforma digitale, che è quella che oggi è a vostra disposizione e che già migliaia di clienti nel mondo stanno adottando via via velocemente, e il cuore di quella piattaforma che può aiutarvi a trasformare digitalmente le vostre aziende, che è quello che i vostri CEO vogliono. E così abbiamo fatto. Abbiamo investito in ANA. L'avete testato su voi stessi per poi poterlo portare sul mercato. Assolutamente. No? Quindi, e già abbiamo dei risultati che sono dei risultati assolutamente eccezionali. Ma non solamente da un punto di vista di performance, di gestione dei dati, che comunque è fondamentale in una diciamo dimensione di big data, ma anche in termini di apertura, no? Quindi quello che oggi le aziende hanno bisogno di esaminare, di valutare per estrarre informazioni, quindi sono dati strutturati, sono dati non strutturati, pensa ovviamente a tutti i dati, le informazioni che vengono nel social, no? E questo noi siamo in grado oggi di proporre ai nostri clienti in modo tale da facilitare il loro percorso verso la trasformazione digitale, che è un must. Senti, oggi, come al SAP Forum di oggi, abbiamo veramente una marea di cose. Abbiamo 9 teatri, 60 presentazioni, 4 showcase, i ragazzi, anche il Careers SAP Forum, gli award alla fine. Abbiamo veramente tanti argomenti e la mia sensazione, avendo fatto un SAP World Tour, non so che era il SAP Forum di anni fa, è che sia completamente diverso, cioè si è molto aperto anche come tipologia di industria, i settori interessati sono molti di più, non è un evento per addetti ai lavori, è molto cambiato, è come dire, riguarda un po' tutto e tutti questa trasformazione digitale. Certo. È così, è una cosa che riscontri poi nel business? Assolutamente così, io incontro molti CEO dei nostri clienti e cioè, in un modo o nell'altro, in diciamo gradi di maturazione diversi, ma si stanno tutti ponendo il problema. E lo sappiamo tutti, voi che siete in questa sala lo sapete tutti. È molto più facile, okay, per aziende di tipo startup, no? La Uber, l'Alibaba, eccetera, certo, eccetera. È molto più facile mettere in piedi un modello di business completamente nuovo. Da zero. Da zero. Reimmaginarsi e tentare di capire adesso quali sono le sfide, ma non del domani, ma proprio voglio dire di un futuro che è estremamente immediato, in settori tradizionali, il manufacturing, il settore assicurativo, pensate al settore assicurativo, no? Quindi, ovviamente il settore bancario, è estremamente più difficile e richiede veramente il contributo di tutti in azienda. Qui in sala abbiamo tante persone che operano nell'ambito dei sistemi informativi. Lasciami rivolgere un invito a loro. Questa è per voi, per noi, la grande occasione. La grande occasione di dare veramente un contributo che sia distillato dell'esperienza, ma che sia anche il più possibile libero, no, dai paradigmi tradizionali che ci portiamo nella nostra storia, dare un contributo ai vostri CEO. Loro vogliono fare, sanno che la trasformazione digitale è un must.
oltre l'85%, no, quindi delle aziende in base all'IDC, ai risultati dell'IDC, dice che stanno pensando, solamente il 17% ha intrapreso un percorso, e sono percorsi che stanno per essere intrapresi senza avere una garanzia assoluta del fatto che quello sarà il percorso corretto. Quindi piattaforme aperte, è questo quello su cui abbiamo investito, grande flessibilità. Ragazzi, siamo ragazzi, signori, siamo tutti ragazzi in questa rivoluzione, no? Quindi grande flessibilità, detto da un'azienda come la nostra, che voglio dire, no? Ancora forse molti, purtroppo molti, considerano bolle e fatture, no? Quindi grande flessibilità, possibilità di predisporre, quindi una infrastruttura aperta e flessibile che consenta all'azienda di riindirizzarsi quasi in tempo reale a seconda di quelle che sono i movimenti del mercato. Parlavi di aziende tradizionali che lavorano, no, sì, in un mercato tradizionale, e sì, avevamo una case history secondo me interessante, e magari lo portiamo sul palco, cioè, introducici di chi parliamo e poi lo invitiamo magari a raccontarla sul palco. Parliamo di Bauli. Bauli. Okay? Bauli, vogliamo parlare di Bauli, abbiamo l'onore, il piacere e il privilegio di avere con noi Michele Bauli, vicepresidente. Eccolo qua, Michele, ecco, Bauli, un applauso. Di questa realtà. Ciao Michele, benvenuto, eccoci qua, piacere. Grazie. Buongiorno. Per essere venuto. Ti teniamo, guarda, in mezzo, ti porto di qua, ti teniamo in mezzo tra... Luisa, la mettiamo così, così quindi, almeno siamo... più tradizionale di un food tradizionalissimo, quindi direi che non si riesce quasi ad immaginare. Cos'è Bauli oggi? Come si sta reinventando? Noi siamo effettivamente un'azienda molto tradizionale, perché nasciamo su un prodotto che è la tradizione italiana, il pandoro, il panettone, siamo qua a Milano. Però siamo un'azienda che è cambiata tantissimo negli anni. Siamo partiti da essere solo un circo che nasceva poco prima del Natale, producevamo nei 3 mesi prima di Natale e poi poco prima di Pasqua e poi chiudevamo. Mio papà chiudeva con il lucchetto l'azienda e stava in vacanza fino a settembre dopo. Siamo diventati invece, un po' perché vendere solo pandoro e panettone fa venire l'ansia perché bisogna svuotare i magazzini a Natale, siamo diventati un'azienda invece di prodotti anche continuativi. Oggi, dopo un ciclo che è durato 15 anni, siamo solo al 40% pandoro, panettone e colomba, ma siamo, tramite delle acquisizioni, tramite anche sviluppi interni, siamo diventati un'azienda che fa biscotti, che fa merende, che fa cracker, che fa cioccolato e che continua a fare sempre pandoro e panettone, logicamente. Quindi è un grande cambiamento in questi 15 anni, che ha portato anche a un raddoppio, fra l'altro, del fatturato. Certo. Infatti. Infatti, un esempio di azienda italiana che sta crescendo, sì, in un periodo che è un periodo comunque difficile. Infatti. Io peraltro vivo in Inghilterra e quando l'altro giorno ho visto tipo un pandoro Bauli mi veniva la lacrimuccia, capito? Da noi non passa, non arriva, non so perché noi inglesi siamo, purtroppo non ce l'abbiamo. Comunque mi interessava questo tema però anche della, da un lato la digitalizzazione, dall'altro l'internazionalizzazione del vostro business. Qual è il percorso che fate, anche come consiglio, le aziende tradizionali che devono affrontare un cambiamento, quale può essere il miglior percorso da affrontare? Sul lato internazionalizzazione, noi siamo un'azienda del Triveneto, siamo la vergogna del Triveneto perché esportiamo il 10%, dove c'è un territorio dove le aziende esportano anche il 90%. Questo perché noi siamo, tradizionalmente abbiamo un prodotto non da esportazione. Oggi invece che abbiamo prodotti da esportazione, oggi abbiamo iniziato un processo che ci ha portato ad avere peraltro dei siti produttivi anche all'estero, ci porta ad avere una crescita veramente importante fuori dall'Italia. E l'abbiamo fatto adeguando il prodotto al gusto locale. Quindi se a noi piace un brioche con la marmellata di albicocca, a un indiano piace con la papaya piuttosto che con... allora gli facciamo, adeguiamo il prodotto. Da un punto di vista... E questo, diciamo, il filone internazionale per noi, senza dimenticare l'Italia, è un filone di grande crescita. Oggi abbiamo un'azienda in India, ne stiamo facendo una seconda perché le cose vanno bene. Sul punto di vista digitale...
diciamo, delle nuove tecnologie, noi abbiamo seguito una rivoluzione negli anni, perché siamo passati dall'essere, vado indietro ai 30 anni, un pasticcere ad un'industria facendo investimenti nella meccanica, poi investimenti nell'elettronica e oggi investimenti nella robotica a cui si collega tutto quanto il digitale. Tutto questo è stato fatto anche perché, essendo stagionali, abbiamo sempre avuto una grande attenzione ai numeri e quindi una grande attenzione al controllo di gestione, abbiamo sempre investito molto nei sistemi informativi e oggi abbiamo fatto questo passaggio a SAP, siamo nel ormai a tre quarti, diciamo quattro quinti, e questo perché proprio per noi il numero è fondamentale. Noi prendiamo impegni di spesa a marzo sull'acquisto delle materie prime e incassiamo a marzo dell'anno dopo, quindi questi lead time ci devono dare la capacità di spaccare il capello in quattro. Molto interessante. Allora, saremo qui a parlare per ore, la verità è che abbiamo purtroppo tre minuti, però ci sembrava una case history molto importante, molto interessante. Sfide future per Bauli, quindi quali saranno adesso? Diciamo che mio nonno era il pasticcere più bravo di Verona. Mio papà ha cercato di rendere l'azienda nazionale, io e mio fratello e i miei cugini dobbiamo renderla internazionale. Adesso vediamo. Grande. Beh, complimenti ancora. Però grazie. Al Pandoro virtuale non ci pensiamo. No. Io sono un fornaio, old economy, okay. Mi dispiace per... Michele Bauli, grazie mille. Grazie mille. Grazie ancora. Posso accomodare di qua. Grazie, ci vediamo dopo. Grazie. Poi, eccezionale, no, eccezionale, poi realtà virtuale, no? Ci sono tutti questi scenari. E qual è il prossimo passaggio invece, prossima sfida per SAP? Mi interessava così da capire. Beh, noi abbiamo appena annunciato un piano molto importante in tutta l'area dell'Internet of Things. Internet of Things. Assolutamente. Quindi ANA è un passo fondamentale. Ok. Però adesso noi abbiamo annunciato un piano di investimento quinquennale di $2 billion in quest'area. Abbiamo fatto delle acquisizioni, tra cui anche un'acquisizione italiana di una società startup molto specializzata che si chiama Platuan, di cui avrete sentito. Stiamo mettendo in piedi 6 centri di sviluppo specializzati nel mondo su questi temi. Perché quello che vogliamo fare è poter supportare e lavorare con i nostri clienti proprio dalla raccolta del dato attraverso i sensori a tutto il flusso attraverso i processi tradizionali o meno in azienda, quindi stiamo parlando di produzione, ma stiamo anche parlando di tutti i processi relativi alla centralità del cliente, a tutte le attività che sono ormai fondamentali. Certo. Di predizione, no? Quindi anche nell'ambito dei dati relativi al cliente. Quindi noi vogliamo seguire quindi i nostri clienti in tutto questo flusso dove ANA è il cuore e S4ANA è la componente importante, fondamentale di questa piattaforma. Quindi l'IoT è la nostra sfida, non è futuro perché è presente e perché ci conosce, voglio dire, credo che chi ci conosce credo che apprezzi, che voi tutti apprezzerete, come quindi noi ci siamo reinventati pur mantenendo la solidità originale, no? Che è legata alle nostre origini nel mondo ERP. E poi un investimento importante proprio anche sotto tutti i punti di vista. Prima di chiudere, Luisa, volevamo dedicare insieme un applauso a tutti voi che siete qui, sì. Perché poi alla fine la trasformazione digitale va fatta. Infatti. E quindi veramente un applauso per tutte le aziende, sì. Presenti in sala. E vorrei anche cogliere l'occasione, oltre a ringraziare voi, cari clienti, per essere qui, per ringraziare anche i nostri partner, no? Quindi noi abbiamo 59 partner senza la cui partecipazione in tutti i sensi, senza le loro competenze, le loro skills, tutto questo non sarebbe possibile. Non solo l'evento, che è oramai un appuntamento irrinunciabile, ma è anche la loro capacità di lavorare insieme a noi per seguire i nostri clienti in questa trasformazione. Quindi grazie a tutti i nostri partner. Grazie mille. Oltre che va bene, Luisa.
Noi adesso diamo il via alle danze, ti ringrazio moltissimo. Luisa Rienti, grazie mille. Grazie, buona giornata, sono sicura che troverete tanti spunti interessanti. Grazie. Allora, prima di cominciare, informazione pratica di servizio. Funzionerà così. Quando adesso finiamo avete la possibilità di andare nei diversi teatri e vedere e seguire tutti i vari argomenti. Quando sentirete la sigla che tra poco vi faccio sentire e un rullo di tamburi, è il momento di ritrovarci qui. E periodicamente nella giornata abbiamo alcuni speech di alcuni ospiti super. Il prossimo sarà Limor Schweitzer alle 11.30, che è uno dei più grandi esperti di robotica umanoide al mondo. Farà anche una demo di un robot sul palco molto interessante da non perdere. Quindi vi invito veramente a ricordarvi, tenete d'occhio, provate, vedete tutto quanto e poi 11.30 ci ritroviamo qui. Siete pronti per partire, sì o no? Che entusiasmo, ragazzi. Siamo pronti, SAF Forum 2016? Ok, grazie mille, ci vediamo 11.30, sigla, grazie mille.